Buonasera a tutte e a tutti. Mi presento innanzitutto come segretario nazionale di un partito nel quale tra i punti fondamentali, il punto fondamentale è l'abrogazione dei patti lateranensi. Riteniamo che sia il cancro peggiore di questa nazione. Compreso il fatto di dover controllare politicamente questa società partendo dalla negazione dell'autodeterminazione femminile. C'è un principio fondamentale in antropologia. Il sacro si sposa con il potere e quando il potere ha la necessità di controllare le società deve fare soltanto una cosa, limitare la sessualità femminile, che guarda caso, lo dico da atea ma nel pieno rispetto di tutte le religioni e di tutte le credenze e di tutte le spiritualità, l'unica creatrice è la donna, non è il Dio inventato dagli uomini. Noi creiamo e noi abbiamo il diritto di mantenere il punto sulla nostra funzione che possiamo anche decidere di non portare avanti, per una serie di ragioni all'interno delle quali nessuno può entrare. C'è un altro obiettivo nel nostro programma politico, l'obiezione di coscienza non può essere esercitata nelle strutture pubbliche e diciamo con molta chiarezza che chi ha legittimamente dei problemi con la propria morale rispetto all'obiezione di coscienza non deve fare il ginecologo, può fare l'ortopedico, può fare l'oculista, può fare qualunque altra cosa, ma non può fare il ginecologo. Il diritto di scelta è un diritto non possiamo permettere che possa essere lasciato nelle mani delle associazioni religiose. E qui vengo ad un altro punto. Siamo nella Casa Internazionale delle Donne, oggetto di attacco, e non è un attacco da poco. E quello che viene portato avanti come discorso dall'amministrazione capitolina è un problema ragionieristico, i soldi. Pare che la casa non sia a posto con i canoni, pare che sia in arretrato credo di 400.000 euro perché gli altri 400.000 sono stati portati come spese di ristrutturazione e di mantenimento. Quindi c'è un debito di circa 400.000 euro e a questo punto lo dico da avvocato, non è niente rispetto ad un'attività che si pone sul territorio romano con una qualità culturale e anche politica che non può permettersi la città di Roma di perdere. Ma ne dico un'altra, 800.000 euro, che cosa sono a fronte di 26 milioni che la Giunta Capitolina permette che vengano pagate come bollette dell'acqua allo Stato del Vaticano? Questa è la battaglia. Allora se dobbiamo fare una battaglia ragionieristica, se dobbiamo parlare di spesa, parliamo di tutte le spese che vengono sostenute dall'amministrazione capitolina per mantenere in esercizio gli istituti religiosi ai quali si pagano le ristrutturazioni con i soldi pubblici, ai quali non si viene chiesto la tassazione. Ognuno di noi, se deve rifare il tetto della propria abitazione, deve spendere soldi e chi ci è passato sa quanto può costare il rifacimento di un tetto. E mi chiedo, perché gli istituti religiosi devono attingere agli oneri di urbanizzazione secondaria, ovvero le nostre tasse. E guarda caso il capitolo di bilancio degli oneri di urbanizzazione secondaria è lo stesso degli asili nido. Quindi i soldi che vengono dati in destinazione alle ristrutturazioni degli edifici religiosi vengono sottratti ancora una volta ad un diritto delle donne, che è quello degli asili nido. La politica non è fatta di conti di spesa. La politica è fatta di obiettivi e quando questi obiettivi sono primari non c'è spesa che tenga e tutte le spese devono poter essere sostenute, soprattutto se si tratta di tutelare diritti primari. Un'ultima annotazione, i diritti alla salute riproduttiva sono diritti che secondo le convenzioni internazionali sono diritti primari, fondamentali, trovano la loro ragione nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo.
L'obiezione di coscienza è un diritto secondario, tant'è che viene regolamentato con legge ordinaria. Chi è avvocato sa che c'è la gerarchia delle fonti, ci sono quelle primarie, costituzionali, che nessuno può permettersi di mettere in discussione. E poi ci sono le fonti secondarie, quelle che possono regolare i parcheggi o i divieti di sosta, quelle sono leggi secondarie. E l'obiezione di coscienza, secondo le convenzioni internazionali, deve essere regolamentata con leggi secondarie. Non possiamo pensare che l'obiezione di coscienza, che è un diritto secondario, possa mettere in discussione un diritto primario, che è quello del diritto all'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi. Un'ultimissima nota. Non si può parlare di 194 o di 140 in difesa, costantemente in difesa, perché siamo sempre sotto attacco. Cominciamo a parlare in maniera tale da essere noi ad attaccare chi ci attacca e avere chiari chi sono i nostri nemici. E il mio nostro nemico in questo momento è la politica vaticana, che sta prendendo la sanità e che ci sta privando via via di tutti gli spazi che possono darci una centralità nelle nostre decisioni. Grazie, scusate. Grazie.